Luglio 1997, cinquantesimo anniversario di sacerdozio. Qualche istante, e sarò estremamente breve e schematico, perché poi dobbiamo uscire dopo la Santa Messa e portare Madonna tra le contrade del nostro paese, in segno di devozione, di fiducia, di amore a Maria Santissima. Innanzitutto ricordo per il contenuto della preghiera di questa Santa Messa che io a nome vostro di tutta la comunità ho elevato a Dio. Noi dobbiamo pregare la Madonna, dice quella preghiera, perché abbiamo a raggiungere il Monte Santo che è Gesù, Figlio di Dio. E allora io vi invito a riconsiderare tutta la vostra vita all'insegna di questo pensiero. Noi dobbiamo incordata, cioè insieme, salire sulla vetta del Monte Santo di Dio, che è Gesù. Noi siamo stati inseriti in Cristo, nel battesimo, e la nostra vita doveva essere stata una crescita in Cristo. Non so quanto siamo cresciuti nella fede e nella vita cristiana. Vedete, lo dicevo anche ieri sera, non so quanti di voi hanno numerato i gradini che portano all'altare. Sono 7. Per raggiungere sul presbiterio ove si consuma il sacrificio di Cristo, ove si amministrano questi ultimi anni di battesimo, ove si celebrano tanti altri sacramenti, per salire a Gesù bisogna salire quei gradini. E io vedo, sono 7 questi gradini, e vedo in questi 7 gradini il simbolo dei 7 sacramenti. Per salire Gesù, per innaggiare l'ascesa a Gesù, per salire nella perfezione verso Cristo, noi dobbiamo servirci dei sacramenti, strumenti della grazia di Cristo, dell'amore del Padre, della luce dello Spirito Santo. Non dimentichiamolo. Noi chiediamo alla Madonna, esprimiamo tutti i nostri desideri, confidiamo a Maria Santissima le nostre preoccupazioni. Ma soprattutto dobbiamo chiedere a Madonna, come ci invita a fare la liturgia nella preghiera che, ripeto, ho recitato poc'anzi, che ci aiuti a salire verso il Monte Santo, verso suo Figlio. Perché la Madonna è madre del Figlio di Dio, ma è anche madre nostra. E Gesù ce l'ha affidata come nostra madre. E a lei ci ha affidati come figli suoi. Non dimentichiamolo. Noi curiamo bambini quando sono piccoli, siamo un po' sempre piccoli nella nostra vita. I bambini quando si sentono smarrire, hanno qualche disagio, qualche sofferenza, avvertono qualche pericolo, o anche sono presi da tanta gioia, corrono dalla mamma a confidare la loro tristezza, il loro smarrimento, le loro preoccupazioni piccole, se volete, ma per loro costituiscono il loro mondo e vanno a confidarla alla mamma. Noi dobbiamo sempre fare altrettanto, direi ogni giorno. Lasciatevi guidare. Secondo pensiero è questo: nel cammino della nostra vita lasciamoci guidare dalla Madonna ogni giorno. La fatica che vi accompagna, le sofferenze, le preoccupazioni, le trepidazioni per i figli, tutto quel cumulo che costituisce un peso quotidiano della nostra vita, affidatelo alla Madonna. Dite una preghiera, anche una sola, alla Madonna, un'Ave Maria, tutti i giorni. Non manchi mai un saluto, una preghiera a Maria Santissima. Camminiamo in una società che si è smarrita. Non trovo più un punto di riferimento. Non vedo una via d'uscita a questa situazione. Noi le conosciamo, queste vie che conduce a Dio.
ce l'ha insegnata Gesù, e la Madonna ci aiuta ad andare Gesù e con Cristo al Padre. Affidiamoci a lei e affidiamo anche i nostri cari tutti. E ricordo anche che oggi per la nostra parrocchia si celebra il Santo Perdono d'Assiso, abbinato appunto alla solennità della Madonna del Carmine. Pertanto, e concludo, affidiamo Maria Santissima non soltanto i nostri cari viventi, ma anche i nostri defunti, perché lei li accompagna al Tribunale di Dio, ottenga da Dio, dal quale ha avuto tanta grazia, tanta misericordia, ottenga per i nostri cari defunti perdono, misericordia, luce e pace eterna. Non è nelle mie intenzioni tenere una predica dopo una giornata così intensa, prende anche la stanchezza, come certamente anche voi, dopo la processione con il sole che picchiava in modo solenne, come solenne questa solennità, avrà lasciato un po' di segno di stanchezza anche in voi. Io vi invito attraverso Maria Santissima a ringraziare con me Dio. Dio che mi ha donato la vita. Dio che di questa vita mi ha fatto una partecipazione sacerdotale alla vita di Cristo, del Figlio suo, e al sacerdozio di Cristo. È un dono stupendo e meraviglioso. Anche se il raggiungere la vetta del sacerdozio, lasciatemelo dire, costa molti sacrifici. Ringrazio Dio per tutte le attenzioni che ha avuto per me nella vita, attenzioni di amore, di provvidenza, di misericordia, e ne sono pienamente consapevole. E sono debitore a Dio di tante grazie, di tanti doni di cui è stato oggetto la mia vita. Voi sapete che il sacerdozio di Cristo è ordinato alla parola di Dio e all'Eucaristia. Sono i temi fondamentali della vita di Cristo. Gesù Cristo ci ha rivelato l'amore del Padre. Ecco la liturgia della parola che viene celebrata ogni domenica e anche nei giorni feriali. Il sacerdote ha il compito di far riconoscere questa parola di Gesù che è rivelatrice dell'infinito amore del Padre. Cristo sacerdote ha consumato il suo sacrificio sulla croce e è attraverso quel sacrificio che noi siamo stati liberati dalla morte e dal male. E attraverso quel sacrificio che Gesù ha fatto conoscere al Padre la povertà del cuore umano, di ciascun uomo. Il nostro è conosciuto dal Padre per il sacrificio di Cristo, per il sacerdozio di Cristo. E il sacerdote ha il compito di continuare quest'opera di Cristo nel tempo e in ogni regione. Sapeste quanto è preziosa la presenza di un sacerdote in una comunità? Lasciatemelo dire, io ho visto tracce ancora di sacerdoti che mi hanno preceduto nel ministero, nella vita pastorale in questa parrocchia. Tendo a dire Don Alessio Pezzoli, ne ho viste chiare le tracce di quella che fu la sua vita ad Almenno San Bartolomeo.
meno spiccate, ma pure presenti anche lineamenti del sacerdote del quale si sta chiedendo la beatificazione, Don Seghezzi. E io spero che un giorno possiate onorare sull'altare questo sacerdote che ha dato pochi anni della sua vita, ma rimasero incancellabili. Il sacerdote ha questo preciso compito di illuminare le vostre menti e di muovere le vostre anime verso Dio, verso l'amore di Dio. Lo chiediamo alla Madonna e ringraziamo il Signore. E ringraziate sempre il Signore per aver avuto dei sacerdoti per il passato, anche in questi anni, che hanno cercato, pur nei limiti delle loro possibilità e con tutti i difetti di cui ogni vita porta con sé e dentro la vita di noi, io ho cercato di inculcare una vera fede, tanto amore a Dio, tanta devozione alla Madonna. Io ringrazio i miei genitori defunti, ai quali riservo tanti pensieri per loro. Mi hanno tanto amato e hanno tanto sofferto per me. Erano anni difficili. Qualcuno di voi più anziani ricorderanno gli anni del 27, 28, 29, 30, andando su e poi la guerra, furono anni di estrema difficoltà economica e finanziaria. Io ho avuto mio padre per ben 9 anni, emigranti in Argentina, quegli anni però. Li ricordo e li ringrazio e prego per loro. Ricordo tutti quei sacerdoti della mia parrocchia, dove sono nato a Serina, che mi hanno educato nella vita cristiana, incoraggiato nella via del sacerdozio. E con loro ricordo tutti i sacerdoti che ho incontrato in seminari, i miei superiori, insegnanti. Ho avuto insegnanti e superiori come punto di riferimento per la mia vita sacerdotale. Sono loro grato, li ringrazio e prego per loro, perché di frequente li ricordo. Come ricordo i miei condiscepoli, alcuni dei quali furono qui la sera della conclusione delle sante 40 ore a concelebrare. Quanti sono passati all'eternità? Siamo rimasti in 18, ma di questi ben pochi sono ancora in condizioni di esercitare un ministero pastorale. Ben pochi, direi pochissimi. Li ricordo tutti perché nella scalata al sacerdozio ci siamo aiutati come una cordata che va verso la vetta, la sommità di una montagna. Ci siamo aiutati reciprocamente negli studi, nella formazione, nel nostro sviluppo umano, cristiano e di preparazione alla vita sacerdotale. Li ringrazio. Ringrazio i sacerdoti qui presenti, Don Elio innanzitutto, e riserverò per lui. Un grazie per lui, a tempo debito. Ringrazio Don Antonio, mio condiscepolo,
che si è indaffarato per costruire quel numero unico coadiuvato da parrocchiani, certamente. Lo ringrazio anche perché quando può mi aiuta qui nella chiesa di almeno San Bartolomeo nel ministero ministeriale. Lo ringrazio di cuore. Ringrazio i sacerdoti che sono venuti a concelebrare stamani, ieri sera, oggi, Don Giuseppe Bavassori, Don Rota Pietro, Don Mario, Don Giancarlo, Padre Giancarlo e Don Angelo, sacerdote che risiede a Lunga. E ringrazio quei sacerdoti che mi hanno scritto. Mi ha telefonato ieri Padre Pasquale, mi ha telefonato ieri anche oggi Don Battaglia, e ringrazio tutti. E ringrazio voi, in modo particolare direi voi parrocchiani. E qui il discorso sarebbe lungo, molti pensieri mi hanno frullato nella mente in questi giorni e nella memoria. Pensate, una teoria di persone che sono passati da questo nostro paese alla vita eterna. Quanti li ho conosciuti? Quanti li ho assistiti? Quanti sono stato loro vicino per portare un po' di conforto come sacerdote, non come persona, come sacerdote. Così, fatto un calcolo di carattere a memoria, mnemonico, con i possibili errori che sono propri della mia memoria, io penso di aver funerato qui ad almeno San Bartolomeo in 28 anni e più che vivo in mezzo a voi, circa 850 persone, 850 fedeli, e ne ho battezzati circa 900 e più. È passata tutta una generazione. Voi siete venuti a sostituire quelli che ci hanno preceduti nella devozione a Maria Santissima, che a testa si sono affidati nel loro cammino verso l'eternità, e che certamente la Madonna li ha assistiti e anche oltre la tomba, oltre la morte, li ha accompagnati al trono di Dio per invocare per loro misericordia e pace. Io ringrazio tutti quelli, che sono tanti, che mi hanno aiutato in questi anni. Più della metà delle mie vite le ho passate qui a Talmello. Ho celebrato nel 72, venni nel 69, cito alcune date, celebrato il 72, il 25esimo di sacerdozio. Non immaginavo che avrei celebrato anche il 50esimo della mia vita sacerdotale qui a Talmello San Bartolomeo. Dio mi ha concesso questi anni di celebrare con voi la gioia del 50esimo anniversario della mia ordinazione sacerdotale, della mia vita sacerdotale. Ho conosciuto tante persone buone, ve ne sono testimone, che furono di esempio anche a me sacerdote, veramente buoni, di una carica di fede, di senso cristiano da costituire esempio alla comunità, anche se alcune di queste, tante di queste sono passate, transitate in questo nostro paese nel silenzio, direi nel nascondimento, il bene non fa mai chiasso. Vi assicuro che sono passati vivendo una vita di santi, di santi. Ringrazio
coloro che hanno pregato per me non soltanto in questi giorni, ma anche per il passato. Ci sono le persone che me lo ripetono sempre quando mi incontrano, che pregano per me. E questo mi è di grande conforto. Sono sincero, mi è di grande conforto. Mi è stato ripetuto in questi ultimi giorni, più volte, da diverse persone. E mi è tanto gradito questo ricordo da parte di loro, questa loro preghiera alla Madonna e al Signore per la mia vita di sacerdote. Ricordo tante altre persone che mi hanno aiutato nella vita pastorale, nella vita amministrativa dell'amministrazione dei beni della parrocchia. E guardate che non è facile, sapete? Non è facile, lo sapete anche voi. E questa amministrazione mi è costata tanti sacrifici e a volte anche sofferenze. Ci sono state persone che mi sono sempre state accanto, mi hanno aiutato secondo le loro possibilità, la loro professionalità, le loro capacità, mi hanno aiutato a portare avanti questo aspetto di della vita di una parrocchia e comunità sotto il profilo finanziario, economico, amministrativo. Un prete non può attendere con competenza a tutti i problemi di carattere amministrativo e finanziario, non può, non ha la competenza e non ne ha neanche il tempo. E allora ecco, ci sono persone, parrocchiani, che si prestano in questo servizio alla comunità. E ringrazio tutti quelli che si sono dati a servizio di questa nostra comunità, sotto il profilo pastorale, quanti gruppi. Io non li enumero, perché sono certo che dimenticherei qualcuno. Quindi non cito nessun gruppo della parrocchia per non parere discriminante nei confronti di altri. Sono loro tanto grato. Il mio encomio, il mio applauso va con tanto cuore a loro. E li prego di continuare, perché è un grande servizio. Guardate che è un grande servizio. Un servizio pastorale per i piccoli, per gli adolescenti, per le persone adulte, per gli anziani, per gli ammalati. Tanti gruppi che ci sono nella nostra comunità e che con umiltà, con sacrificio, con dedizione prestano questo loro servizio a conforto della pastorale della parrocchia. Avrei anche tanti altri pensieri, ma devo concludere. Voglio soltanto ancora ricordare in questa panoramica di rapporti tra di noi con la comunità, anche il mio rapporto con le amministrazioni comunali. Mi pare doveroso citare anche questo rapporto. Stamane mi è stato offerto, con un indirizzo tutto particolare da parte del sindaco, veramente gradito, bello, un calice dall'amministrazione comunale. Vi posso dire, da quando sono venuto io, allora sindaco, signor Tironi Stanislao, a tutte le amministrazioni, c'è l'ultimo sindaco, Rutini Gianpietro, di aver avuto sempre dei rapporti corretti, correttissimi con tutte le amministrazioni che si sono succedute in questi 28 anni. Non ho mai avuto a ridire con il comune, con le loro scelte, perché non sono scelte che riguardano il parroco, la vita pastorale, la vita amministrativa della parrocchia. Ho avuto diversi rapporti per problemi
concernenti i nostri rapporti sono stati risolti con serietà, con correttezza e con beneficio reciproco per il comune, per l'amministrazione e per la parrocchia. Questo mi sembrava doveroso dire, perché i rapporti del comune, del sacerdote, del parroco, della parrocchia con l'amministrazione devono essere sempre improntati a tanto rispetto, a tanta correttezza e direi aiuto e conforto reciproco, perché come diceva il sindaco l'obiettivo è il bene comune di una comunità. Certo, il bene ministeriale e pastorale è certamente di gran lunga più prezioso, ma non possiamo dimenticare anche i sacrifici che quelli che attendono all'amministrazione comunale, all'amministrazione del paese, siano di nessuna importanza. Sono importanti. Io auguro, come l'ho sempre fatto a tutte le amministrazioni, auguro anche quella attuale, che abbia a operare per il bene del paese. Io vi invito ora a pregare la Madonna con me, per ottenere la Gesù Cristia, verrà impartita tra pochissimi istanti la benedizione eucaristica. Natale 1991. Uno schema di quello che avrei desiderato poi spiegare meglio. Il padre dona il figlio, tanto Dio ci ha amato sino a donarci suo figlio. È nel Vangelo di San Giovanni. Il figlio si dona all'uomo. San Paolo, nella lettera che scrisse per gli ebrei, primi cristiani ebrei, nell'istante dell'incarnazione si rivolge al Padre e dice: tu hai disdegnato i sacrifici del Vecchio Testamento, gli olocausti, e ora ecco, vengo io per fare la tua volontà. Nasce per morire sulla croce. Il disegno del Padre naturalmente è molto chiaro in Cristo, essendo lui stesso Dio oltre che uomo. Quindi Cristo consapevolmente si dona all'uomo per volontà del Padre. E questa realtà umana del Cristo si realizza per l'azione dello Spirito Santo nel grembo di Maria Santissima. Il dono di Cristo. Colui che si è consacrato sacerdote per offrire se stesso al Padre, una volta per sempre, dice San Paolo. Guardate che questo Natale è nuovo, come lo è ogni anno, come è nuova la vita, come è nuovo ogni alito di amore, ogni gesto di amore, è sempre nuovo, perché la vita è sempre nuova. È importante che la nostra vita sia un gesto di amore, amore a Dio, nel quale amare noi e i nostri cari. Gesù è venuto, ma è stato subito ripudiato, lo dice San Giovanni nel prologo del suo Vangelo, venne tra i suoi e i suoi non l'accolsero. Quante volte anche noi rifiutiamo Cristo, ci lasciamo illudere dal pensiero dell'uomo, dalle proposte della cultura del tempo che svaniscono come sfuma il tempo, così anche il pensiero dell'uomo tante volte passa lasciandoci soli. Siamo spettatori di un'evoluzione rapidissima questi anni dell'umanità. Sono testimoni quei popoli che sono travagliati da situazioni di difficoltà, di miserie, di fame, flagellati anche dalla guerra civile. Guardate cosa sta accadendo, come
ultimamente questo è avvenuto e quanto buon numero di loro hanno creduto all'uomo, al pensiero dell'uomo. Cari giovani, a me è fatto molto piacere ieri sera, lunedì sera, ormai siamo nel giorno di mercoledì, un buon numero di giovani è venuto a confessarsi. Ho visto anche delle coppie di fidanzati venire insieme a confessarsi, a rifare, a rigenerare la vita attraverso il sacramento della riconciliazione, per l'amore del Padre, per grazia di Cristo e dello Spirito Santo. Avete fatto un grande bene a voi e alle vostre famiglie. Credete in Cristo, aprite l'animo a Cristo. Non lasciatevi ingannare da illusioni. Cercate i veri valori della vita, quelli che danno certezza, sicurezza, che spiegano, che danno senso alla nostra esistenza. Ho ammirato questi ragazzi, questi giovani, un bel numero. Ne ho visti anche altri oggi, questa sera, ma è stato questo gruppo insieme, sono venuti, era per accostarsi insieme. Insieme dovete camminare nella vita, ragazzi giovani, insieme, per mano, confortandovi a vicenda, sostenendovi per la ricerca di valori che non vi tradiranno, che non vi illuderanno, che non lasceranno il vuoto nella vostra vita, ma daranno, vero, quei valori interiori che costituiscono la serenità, la spiegazione stessa dell'amore e della vita. Ricordatelo bene. Gloria a Dio nell'alto dei cieli, è stato cantato nella notte del Santo Natale a Betlemme. E pace agli uomini che egli ama. Pace agli uomini che Dio ama. Non scordatelo ormai. Aprite l'animo all'amore di Dio. E avrete il coraggio di amare anche le vostre famiglie e le vostre case, perché quando non si ama Dio si perde l'amore anche a se stessi e agli altri, soprattutto ai propri cari. E l'amore che volete costruire e che deve dare tanta gioia, entusiasmo e senso alla vostra, ai vostri anni, l'amore attinga quello di Dio, dato che la vita è il dono di Dio, sapete. L'amore è dono di Dio, Dio ci ha donato la capacità di amare, ha creato in noi un'esigenza fortissima di amore, senza l'amore non possiamo vivere, è provvidenziale l'amore, è conforto alla vita, è sostegno nel cammino della nostra esistenza terrena, ma bisogna esserne degni, amando i genitori, esprimendo il vostro amore, con senso di responsabilità, con la coscienza che l'amore va rispettato, l'amore va amato, ricordatelo bene, non è sfruttato egoisticamente, va amato, Dio vi ama, siate degni dell'amore di Dio e della vita che vi ha dato, è l'augurio che io esprimo a voi giovani e poi a tutte le famiglie, vivete il vostro affetto nelle vostre case. A volte è sofferto quell'affetto perché c'è qualche membro che è ammalato oppure crea dei problemi. Abbiate il coraggio di amare sempre tutti coloro che sono stretti a voi di vincolo di sangue, amarli di un gesto di amore divino. Fatevi coraggio, non lasciatevi avvenire, lo dico ai papà, alle mamme, aggrappatevi a Dio. Abbiate fiducia in Dio e i vostri figli cresceranno secondo le vostre attese, i vostri desideri, i vostri disegni, ma abbiate questa fiducia in Dio, nel suo aiuto, nella sua grazia, nella sua provvidenza e nella sua misericordia. Il Natale sia per tutti un motivo di amore e di pace. Madonna del Carmine, 1992. Innanzitutto io ringrazio sentitamente tutti quelli che in
qualche modo misure che sono adoperate per preparare questa solennità. Tutti, ringrazio i sacerdoti che gli hanno preso parte ieri, stamattina, questa sera, in modo particolare Don Giuseppe che ha voluto venire a celebrare il 50° anniversario della sua ordinazione della nostra chiesa parrocchiale, dove lui tante volte è venuto a pregare, a partecipare alla messa e a celebrare la prima santa messa. Ringrazio tutti, la corale, quelli che ci sono prestati per la festa di Vicenza, per l'osteria, quelli che hanno pulito la chiesa, quelli che hanno addoppato la chiesa, quelli che hanno fatto le offerte per portare anche la statua, oggi particolarmente impegnativo questo compito con l'acqua e il caldo che c'è. Tutti anche quelli che non ricordo. Secondo luogo vi invito a pregare per quelli che non possono partecipare, e lo farebbero tanto volentieri, gli ammalati, gli infermi, i lontani. Dobbiamo averli presenti nella nostra preghiera e invocare di Gesù Cristo per intercessorvi ad averti e Maria conforto, rassegnazione per questi nostri fratelli che vivono del dolore a volte nella solitudine. In terzo luogo una preghiera per le famiglie, per tutte le famiglie. Sarà indetto per questo prossimo anno pastorale dal Papa in sintonia con l'ONU un anno per la famiglia. La famiglia è la grande malata della società. La famiglia è la cellula prima della società, purtroppo patisce tante limitazioni, tanti assalti da una cultura purtroppo che cerca di demolire l'istituto familiare. Un elogio alla vostra partecipazione. A me parla su una partecipazione fatta con devozione, perché questo è il significato che si deve dare a una festa della Madonna o alle altre feste che celebriamo durante l'anno. Significato di devozione alla Madonna, di fiducia quindi in lei e di crescita di devozione alla Maria Santissima. Traete lo spunto da questa festa per continuare ogni giorno a dire anche una sola preghiera alla Madonna, ma ditela tutti i giorni, perché Dio benedica la comunità, le famiglie, i giovani, i bambini, gli ammalati, tutti coloro che hanno bisogno di grazia, di conforto, di luce, di misericordia da parte del Signore. E da ultimo una preghiera per i nostri defunti, perché abbinato a questa festa oggi per noi c'è anche il perdono d'Assisi, ricordatelo. Madonna del Carmine, luglio 1993. Che sono così irrequieti, infastiditi da tante cose per cui non hanno dentro di sé la serenità. Le ragazze, le adolescenti, nei giovani che vanno alla ricerca di qualcosa che possa dare un senso, una spiegazione alla loro vita, ai loro anni, sono gli anni in cui si cerca di dare alla propria esistenza un senso. Eppure, però, quanto c'è di smarrimento nel loro animo, quanta insicurezza nei genitori, il papà, nelle mamme, che hanno tanto bisogno di coraggio, perché se rinunciano a essere tali rischiano e distruggere la propria famiglia. Si raccolgono i genitori in preghiera nelle loro case, tutti i giorni non manchi
e si sprigioni il loro animo in vocazione e preghiere alla Madonna per loro e infine per tutti gli ammalati, sofferenti, tribolati, quelli che si sentono soli, lontani, dimentichi da parte di tutti. E sono persone che hanno bisogno della nostra preghiera. E noi invochiamo Madonna su questa panoramica brevissima. Ho dimenticato tanti altri, vero, aspetti della vita, persone, eccetera. La Madonna riconosce tutti questi nostri bisogni, tutti. E noi invochiamo la Madonna perché ci aiuti a dare una risposta cristiana alla nostra vita, accettare con amore Gesù, il Figlio suo, dal quale invochiamo adesso la benedizione attraverso l'intercessione di Maria Santissima. E che Gesù Cristo vi benedica tutti, sia di conforto, di coraggio nella vostra vita cristiana, nella vostra fede, che deve essere ancora più forte e chiara quando le difficoltà si attorniano e sembrano schiacciare la nostra vita. La Madonna e nostra mamma senz'altro ci aiuterà. Venerdì Santo 1991. Liturgia più che liturgia, i quadri di quella via Crucis, la processione, il canto, quello che è stato fatto in questi giorni scorsi, ieri, domenica scorsa, perché nell'integrare la partecipazione, le proprie energie, all'insegna della fede e dell'amore a Cristo, che si costruisce una comunità. E si costruisce non soltanto per se stessi, ma anche per gli altri, per quelli che non avvertono il bisogno di celebrare la Pasqua. Siamo quasi al termine della seconda settimana, la scorsa è questa, che stiamo celebrando, vivendo all'insegna della fede e dell'amore a Cristo morto e risorto. Questa sera la comunità per consuetudine ha partecipato in numero abbastanza notevole, ecco, considerate le situazioni. La via Crucis, la processione è una via Crucis, un camminare insieme a Cristo che ha portato la croce, che il Cristo morto, la reliquia, tutto l'insegna del crocifisso, della croce. Mentre si pregava camminando per le contrade del centro, ma vuole essere una processione che avvolge tutto il paese, anche le case più lontane, pensavo che ciascuno di noi cammina nella sua vita attraverso la croce, il sacrificio, le sofferenze, le amarezze. E se non abbiamo, se non accostiamo la nostra sofferenza a quella di Cristo, se non viviamo il dolore insieme a Cristo, se non accettiamo giorno per giorno fatiche, tribolazioni, preoccupazioni, insieme a Cristo il nostro soffrire è vano. Non dimenticatelo. I greci chiamavano stoltezza la croce. I cristiani hanno posto la loro fiducia nella croce. Perché è proprio la croce di Cristo che dà a noi il coraggio di portare la nostra. Ne avete tutti, chi prima chi poi, chi per una ragione o per l'altra. E in tutte le famiglie, in ogni persona direi c'è una croce da portare. E insisto su
questo invito rivolto a voi a portarla insieme a Cristo. Altrimenti, ripeto, il nostro dolore, il nostro soffrire sarebbe vano, inutile. E la vita è fatta così. Un secondo pensiero è questo. Potrebbe parere contraddittorio oggi celebrare il Venerdì Santo, portare la croce, il simulacro del Cristo morto, in un mondo che sa tanto di distrazione. Si è parlato tanto in questi giorni, oggi, ieri, l'altro ieri, questa evasione. Si parla di 20 milioni di macchine che evadono dalle loro case, dalle loro città, dai loro paesi, in cerca di un momento di sollievo. E potrebbe essere, ripeto, contraddittorio il nostro modo di gestire il Venerdì Santo, la Pasqua, riuniti nella fede, nell'amore a Cristo. Ma noi dobbiamo tener fede a questo nostro modo di gestire la Pasqua. È il trido che lo precede, il Giovedì Santo, ieri, alle 4, si è vista tanta gente, ieri sera, in buona misura. Questa giornata che è passata all'insegna nella nostra comunità, del dolore, due funerali, quindi famiglie coinvolte nel lutto e quindi nel dolore. E lì ho invitati tutti ad accettare questa croce insieme a quella di Cristo. Noi dobbiamo tenere fede a quello che ci hanno tramandato i nostri padri, coloro che ci hanno preceduti nell'eternità nel segno della fede e nell'amore a Cristo. Rivolgo soprattutto ai giovani questo invito a raccogliere queste stupende tradizioni delle nostre comunità cristiane, in modo particolare della nostra, non perché sia migliore delle altre, ma perché qui siete nati cristiani, siete stati educati alla vita cristiana in questa parrocchia, perché qui sono vissute se non tutte, in buona parte le vostre famiglie. In voi sono riposte le speranze dei genitori, speranze di bontà, di bene, di vita cristiana, che abbiate a raccogliere i veri valori della vita, non quelli effimeri, quelli che passano, quelli che sono vanità, ma quelli che costruiscono dentro la vita e che danno sicurezza alla vita, danno coraggio alla vita, danno senso alla vita. E ancora un ultimo pensiero per tutti. Cristo è la nostra speranza. Gesù, morendo sulla croce, ha detto: tutto è compiuto. Dio ci ha mandati nel mondo. Dio ci ha chiamati alla vita e ci ha affidato una missione, quella di salvare la nostra vita e quella del fratello. Noi siamo cristiani se crediamo a Cristo morto e risorto, e come tali abbiamo una missione da compiere nella storia del mondo, prima della storia della nostra vita, in quella della nostra famiglia e in quella di questa comunità. Non dimenticatelo. Io vi auguro che al termine della vostra vita, può parere tanto lontano questo termine ultimo, è più vicino di quanto crediate, possiate dire insieme a Cristo: tutto è compiuto. Quello che Dio mi ha affidato quando mi ha chiamato alla vita, quello che Dio mi ha affidato quando mi ha reso suo figlio per il battesimo, quando abbiamo comunicato con il corpo di Cristo, quando avete celebrato il vostro matrimonio, quando avete dato vita ai vostri figli per l'amore del Padre Celeste, possiate dire: tutto è compiuto.
ho realizzato la mia missione. E vi poteva dire San Paolo, ho conservato la fede, ho vissuto il mio amore per Cristo, ora è venuto il momento di versare il mio sangue, ero vicino al martirio. La sofferenza della malattia, il dolore e il timore dell'approssimarsi della nostra morte non ci deve rendere sgomenti, incutere paura. Se avremo vissuto la nostra missione che ci è stata affidata da Dio e se avremo avuto fede e amore a Cristo, morto e risorto. Cristo in voi, dice San Paolo, a speranza di gloria. Christus in vobis pes gloria. Cristo in voi, a speranza di gloria, a certezza di gloria, se in Lui crederete. Come Cristo risorto, anche noi risorgeremo. Risorgiamo dal male che può opprimere dello spirito, liberiamoci dall'errore che annebbia la mente, superiamo tutto quello che mortifica la nostra anima, abbandoniamoci alla misericordia divina che per i meriti di Cristo ci viene a liberare ancora dalla morte dello spirito. Celebriamo la Pasqua con gioia, cercando di rigenerare la nostra vita nella fede e nell'amore a Cristo. Questa sera lo celebriamo nella sua morte, ma dopodomani lo celebreremo nella sua risurrezione. Mercoledì dalle ceneri 1992. Vediamo come anche noi purtroppo
e rende meno la stima, l'attenzione verso i valori cristiani. Siamo cristiani, sì, però non con quella convinzione, con quella forza d'animo che ci viene dallo Spirito Santo, dalla grazia di Cristo, dall'amore del Padre. Ci siamo anche noi un pochino lasciati coinvolgere da questa cultura e questa mentalità. Quindi denunciamo anche noi nella nostra povertà spirituale questa mancanza di reazione alla coscienza del bene, la consapevolezza che il male fa combattuto, a riscoprire i veri valori della vita come ci vengono proposti dal Vangelo. Avete sentito dal brano che è stato letto poc'anzi, l'umiltà e la coscienza di guardare a Dio per quello che ci riguarda, il bene operato e essere operato per amore di Dio. Dobbiamo non misurare la nostra vita sul giudizio altrui, ma su quello di Dio. Dobbiamo tanto fare il bene per farci da bene. Questo è uno degli aspetti del problema. Ma il vero problema in tutta la sua realtà è proprio questo, e noi dobbiamo appellarci al giudizio di Dio, dobbiamo temere il giudizio di Dio, non avere paura, temere di non essere giudicati degni del suo amore, il timore di non essere giudicati degni, santo timore di Dio. Dio è Padre. Noi dobbiamo quindi non tanto guardare il giudizio del prossimo, ma il giudizio di Dio. È Lui che giudica il segreto della nostra coscienza, il segreto della nostra vita. Quindi prendere atto che siamo debitori verso Dio, che anche noi siamo peccatori, perché non abbiamo avuto il coraggio in questi anni di essere più cristiani, più profondamente, più convintamente cristiani. E questo basta per denunciare la nostra resa a una cultura che purtroppo sta demolendo non soltanto i valori cristiani, ma persino i valori umani. Guardate che c'è una cultura che sta distruggendo l'uomo. Sta distruggendo l'uomo. La famiglia in tanti casi è purtroppo sgretolata sotto i colpi di questa cultura, e anche la singola persona minacciata di essere distrutta dai suoi valori umani. State bene attenti, appellatevi proprio al Vangelo, aggrappatevi al Vangelo. E l'altro pensiero è quello che viene dal testo della lettera di San Paolo, apostolo, della seconda lettera di San Paolo, apostolo Corinzi. Ecco ora il momento favorevole, ecco ora il giorno della salvezza. Tempo favorevole è quello della guerra. Ogni momento, ogni giorno è favorevole per la salvezza, ma soprattutto questo della Quaresima. La Chiesa chiama tempo forte, questo della Quaresima, il tempo in cui dobbiamo accentuare però questa coscienza del male che è in ciascuno di noi, questa volontà di ripresa. E questo è il tempo colui della grazia, della misericordia, per dove ci si abbiamo peccato. È il tempo della misericordia, tempo della redenzione, tempo dell'amore del Padre. Ha mandato il Figlio per recuperare questa povera vita umana nostra e si trascina in questo tempo in qualche modo. Dobbiamo cercare di recuperare, la preghiera, la mortificazione, la penitenza, la carità, lo spirito di sacrificio, le rinunce per riacquistare questo valore del quale abbiamo almeno in buona parte rinunciato. Questi due atteggiamenti dobbiamo assumere durante la Quaresima. Avremo qualche domenica in circostanze particolari, ma
proponi, quello che la Chiesa ci propone, il Cielo, la Bibbia ci propone, per questo cammino di penitenza e di accostamento e della rinuncia al male e a tutto ciò che purtroppo inquina la nostra vita e demolisce. Direi insensibilmente, ma gradualmente e realmente, questi valori che dobbiamo cercare. Ora ci mettiamo in piedi, a nuovo il rito dell'imposizione delle celle, che non sto a spiegare perché andrei troppo lontano. Celebrazione del 25° anno di permanenza ad Almenno San Bartolomeo. Vi ho detto di sedervi, e allora poi che siete seduti, allora mi permetto di dire una parola in più di quella che mi ero prefisso di dire. No, sono brevi, perché abbiamo iniziato alle 5 e sono già le 6:30, però mi sembra doveroso da parte mia rivolgere una parola a conclusione di questa solennità. È stato motivo di pietà eucaristica, di tanta fede e anche di gioia, un po' tutta la giornata. Stamane, per il saluto e l'accoglienza che abbiamo dato per le famiglie che si sono insediati nel nostro paese in questi ultimi 4-5 anni, sono ben 197 nuove famiglie che vengono a arricchire la nostra comunità. Pertanto era necessario questo incontro, soltanto opportuno, ma direi necessario, per dire loro che sono bene accolti e per chiedere loro che abbiano con un po' di sacrificio integrarsi e collaborare nella comunità, in tutti i suoi aspetti. Il mio grazie a tutti coloro che hanno voluto, anche se ero un pochino contrario, questa festa per me. Feste si fanno per il Signore. Ringrazio di cuore tutti che vi hanno, per i che hanno partecipato, che l'hanno voluto, organizzata. Ringrazio i sacerdoti che sono venuti a concelebrare e a rendere solenne la conclusione di questa solennità a titolo di devozione e di adorazione di fiducia a Gesù Eucaristia, del vicario Monsignor Nava, vicario del nostro vicariato, che ci ha rivolto due pensieri molto interessanti durante la celebrazione della Santa Messa, due motivi che si intrecciano in Cristo a formare una sola realtà, sacerdote ed ostia, sacerdote e vittima a Cristo. E lo è il sacerdote, almeno in certa misura, come lo deve essere in certa parte anche ogni cristiano. San Paolo dice, il cristiano è un altro Cristo, soprattutto lo dice per i sacerdoti, ma anche per i singoli cristiani. Con grazie a Monsignor Presenti, il cancelliere della Curia, a Don Carminati, mio condiscepolo, sacerdote di Lunga, che ci aiuta per quanto gli è possibile in tante occasioni pastorali. Ricorderete, lo scorso anno abbiamo celebrato proprio la sede del Corpus Domini il suo 60° anno di vita sacerdotale. Lo ricorderete bene. Ringrazio Don Elio in modo particolare, che mi accompagna, suffraga, aiuta, conforta la mia vita pastorale e ministeriale da 6 anni ormai, che con umiltà, con tanta riservatezza e con tanto senso sacerdotale mi aiuta in questo ministero sacerdotale e pastorale. Ringrazio di cuore. Ringrazio quelli, sono 25 anni, quindi ne ho visti di gente passare, quelli che mi hanno aiutato in questi anni, diversi consigli di amministrazione pastorale, tutti i gruppi ecclesiali, dai più noti ai meno celebrati, catechisti, San Vincenzo, il gruppo missionario che è tanto attivo, il gruppo dell'oratorio, tutti quelli che in qualche modo, io non lo ricordo neanche tutti, partecipano alla vita della parrocchia, sono un po' il nervo della vita pastorale parrocchiale. Ringrazio anche quelli che svolgono una
servizio umile, umilissimi, pulire la chiesa, per esempio, che è pure tanto importante. Voi sapete che io ci tengo molto alla pulizia e all'ordine della chiesa, perché la casa di Dio deve essere amata. Il decoro della casa del Signore deve essere coltivato, è dovere di tutti in una comunità. Ricordo in questo momento, prima di concludere, quelli che io ho conosciuto e che sono passati nel segno della fede e dell'amore di Gesù Eucaristia, alla Madonna, che sono passati l'eternità. Ci sono state persone in questi anni, sono tanti, 25, mi sono sembrati pochi adesso guardare indietro, ma vi assicuro che ho avuto delle persone umili, umilissime, nascoste, che hanno molto aiutato la mia vita sacerdotale, molto, più di quanto crediate. Quelle lampadine accese, ricorderete, è stato restaurato 4-5 anni or sono, i sacerdoti qui presenti abbiano pazienza, anche la corale, le abbiamo accese in ricordo dei defunti che sono passati l'eternità, attraverso l'opulo, l'offerta che un buon numero di voi ha fatto per venire incontro alle esigenze finanziarie di questo restauro. Oltre a quelli che hanno poi seguito il restauro, non se ne ha parlato, però in quell'anno, non mi ripeto. Ma voglio ricordare tutti quei defunti che sono passati attraverso questa comunità, che hanno fatto la storia in questi anni scorsi e negli anni precedenti, sono passati all'eternità lasciando noi in eredità un patrimonio notevole di fede e di vita cristiana. Un ultimo ringraziamento a Don Corbetta e alla sua corale, che ha dato una prestazione maiuscola, grande, solenne, per risuscitare in noi non soltanto emozione, ma fede e amore Gesù Eucaristia. Lo ringrazio di cuore. E poi un'esortazione, concludo, alla carità, all'amore. Nella nostra comunità, in questi 25 anni, tra le cose che ho cercato di curare di più sono state le due devozioni, all'Eucaristia e a Maria Santissima. Anche al Sacro Cuore, se volete, lo stendardo ne è un segno. All'Eucaristia, le solenni 40 ore. E dissi proprio la sera delle sante 40 ore, conclusione di quelle giornate stupende, purtroppo la sera il maltempo non ci ha consentito di svolgere una processione, accennavo a quell'unità che è tanto necessaria, che si avverte il bisogno della nostra comunità, lo ricorderete. E non si giornava appena a ragione a proposito, mi ha proposto un po' di esame di coscienza su questa collaborazione o meno, su questa integrazione delle nostre persone, della nostra vita personale nella comunità comunitaria. Il cristiano non può deflettere, disinteressarsi di questo impegno personale, ricordatelo bene. È un cristiano che si eclissa dalla comunità nella sua vitalità essenziale, che è l'Eucaristia, che è la carità. Pregiudica del bene di una comunità. E vi ho invitato anche quella sera, come di frequente ne siete testimoni in questi anni, all'amore, alla carità. Non c'è comunità, se non c'è comunione di vita, che è imperniata sulla fede e sulla carità, sull'amore. L'Eucaristia è l'espressione, il segno più grande dell'amore del Padre per noi poveri figli che camminano in qualche modo questo pellegrinaggio
e non è facile oggi per nessuno, non l'è mai stato, specialmente in questo contesto culturale, certo, facciamo fatica a dare testimonianza di fede. L'Eucaristia, ricordatelo, sarà la nostra forza, specialmente in questi anni, anche a venire, ricordatelo. L'Eucaristia, l'amore all'Eucaristia, che deve suscitare in noi l'amore e la carità. Sant'Agostino, ricordatevi, ve l'ho detto altre volte, vita amores, la vita si identifica con l'amore. La vita viene sciupata, viene intorpidita, impoverita senza amore. Si chiude all'amore di Dio e all'amore del prossimo. Dio ci ama, e lo sappiamo molto bene, ma Dio ci ama perché anche noi abbiamo ad amare gli altri. L'amore che viene da Dio deve trasmettersi, tradursi nella vita degli altri. Guardate quanti bisogni ci sono nelle famiglie e nelle comunità. Guardate, e sto concludendo la benedizione a casa, con molta fatica quest'anno, non ho ancora terminato. Si moltiplicano i nuclei familiari. L'abitabilità da quando sono qui 25 anni fa è letteralmente raddoppiata, letteralmente. Ho visto questa trasformazione rapida e radicale di questa comunità. Sono passato a vedere in casa in quante situazioni di dolore, di sofferenza. Quanti ammalati, quanti afflitti nell'intimo dell'umano. E purtroppo, certo, in afflitti e dolorati, si è mossa in questi anni la comunità. Questo tessuto di carità, si è cercato, si è fatto degli sforzi, ma ancora non si è arrivati a creare un rapporto di vera carità cristiana. Concludo invitandovi e augurandovi che nelle vostre famiglie ci sia la pace che ci dà il Signore. Vi do la mia pace, non quella che vi dà il mondo. Che ci sia il coraggio della fede e ci sia soprattutto il coraggio dell'amore, della carità. La sua benedizione alla nostra comunità durante il 50° anniversario di sacerdozio. Il Signore sia con voi. Dio nostro Padre, che ci ha riuniti per celebrare oggi la festa della Beata Vergine Maria, vi benedica e vi protegga e vi confermi nella sua pace. Cristo Signore, che ha manifestato in Maria Santissima la forza di innovatrice della Pasqua, in Cristo Gesù vi renda autentici testimoni del suo Vangelo, preghiamo. Lo Spirito Santo, che della Beata Vergine Maria ci ha offerto il segno più splendido della solidarietà umana, vi rende capaci di attuare una vera comunione di fede e di amore nella sua Chiesa. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La benedizione del Signore che invochiamo per la Vergine Santissima, portatela nelle vostre case, ricordando i defunti delle vostre case. Il Signore sia sempre con voi.
che viene.